Dinamo sinceramente mi aspettavo che non mi sarebbe piaciuta come esperienza. Ho trovato tutto quello che mi aspettavo e molto di più. Ho trovato, insomma, ho trovato molto divertimento. Appena sono entrata qua, io ho sentito tutta un'aria completamente diversa e ho iniziato a ballare mentre la gente mi guardava. Tutta la mia classe ha iniziato a ballare tutti insieme, una cosa mai successa perché nella mia classe siamo un po' divisi, un po' tanto. Ho trovato tante persone. Ho trovato tante persone speciali che nel loro piccolo tentano di cambiare quel piccolo di mondo che li circonda. E la cosa bella, la cosa che mi piace di più è la normalizzazione che sia qua, quindi i bambini che magari possono portare i segni della malattia qua scompaiono, quei segni diventano dei bimbi come tutti gli altri, ridono come tutti gli altri. Mi è capitato molte volte di rimanere indietro, forse perché non sono italiano, a casa ho una cultura, ho un'altra lingua e quindi molte volte mi sono sentito fuori luogo, pesce fuor d'acqua. Poi col tempo ho imparato ad accettare questa cosa e ho tentato di mettere allo scoperto quello che ho dentro di me e far apprezzare quelle cose che ho dentro di me alla gente. E se la gente lo apprezza bene, se no, cavoli loro. Per i ragazzi che vengono qui nei Weekend Cop, la cosa secondo me più importante è il lasciarli esprimere. Hanno magari poche occasioni, ragazzi, della loro età di potersi esprimere, qua ce l'hanno e quando li lasciamo esprimere, a me sinceramente mi stupiscono ogni volta perché si scopre che hanno tante cose da dire. Allora, un ricordo legato ai Weekend Cop è sempre quello, che i ragazzi arrivano un po' impalati all'inizio, un po' molto timidi, che si guardano intorno, che guardano gli altri cosa fanno per vedere se possono farlo anche loro. E in soli due giorni si sentono non giudicati, si sentono liberi di fare quello che vogliono e l'ultimo giorno saltano sui tavoli, cantano, ballano e ne combinano di tutte. Mi sto divertendo tanto, si sta dimostrando un'esperienza veramente bella e veramente utile anche. Parola al Dinamo, magico.